Subito un successo in campionato per il Chieti di Ettore Serra dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Porto d'Ascoli. 3 punti all'esordio in campionato contro il Vasto Girardi. 3-1 dei neroverdi e Corrado Cotta può sorridere. Il tecnico cremasco schiera in avanti Riosa e Palmisano, mentre Michele Cesario, nuovo innesto del Chieti, si accomoda in panchina. Un migliore inizio per i tifosi teatini non poteva esserci, anche se il Vasto Girardi reclama per un potenziale intervento falloso che precede l'azione del Chieti orchestrata da Palmisano e finalizzata da Michele Riosa. L'attaccante romano è freddo nel colpire a rete per il vantaggio del Chieti proprio sotto la curva Volpi. 1-0 immediato, e strada che sembrerebbe in discesa, ma non sarà proprio così, perché il Vasto Girardi risponde con determinazione. Il migliore dei suoi, Antonio Fiori, taglia sul secondo palo Beffati, difensori del Chieti, ma lo russo colpisce da 2 passi, porta spalancata, più difficile sbagliare che depositarla in rete, spedisce in maniera clamorosa fuori. Si resta sull'1-0, cestinata questa occasione, ma il Vasto Girardi spinge in particolare sulla fascia destra con Rossi. Il Chieti prova a difendersi, ma concede un calcio di punizione affidato allo specialista Ruggeri, che scheggia la traversa. Vasto Girardi che controlla soddisfatto l'allenatore gialloblu Tommaso Coletti, ex calciatore di Pescara e Teramo. La sua squadra continua a produrre azioni, ma non trova mai il gol, anche grazie a Manuel Vitiello che si immola. Decisivo l'ex portiere dell'Aurora Alto Casertano, poi deve arrendersi prima dell'intervallo Manfredo Pietrantonio per un problema muscolare da valutare nei prossimi giorni. Le condizioni del calciatore del Chieti, al suo posto entra D'Innocenzo, ma nel secondo tempo il Vasto Girardi trova la rete del pareggio con Perez. Kylian Hernandez scuola Las Palmas, dove nelle giovanili giocava con Pedri, ora al Barcellona, ma dopo questo piazzato di poco fuori di Luigi Calemme, il Chieti trova già il gol del nuovo vantaggio. Uno schema da piazzato con il difensore Roberto Ferrari che svetta di testa in fila l'incolpevole Petriccione, può tornare ad esultare la curva Volpi. Chieti ancora avanti, ancora Calemme a caccia del gol per il Vasto Girardi, ma in attesa di Michele Cesario segnano tutti gli altri. Si aprono praterie per il Chieti, le sfrutta Giacomo Rossi che realizza il gol che mette in cassaforte i 3 punti. Punizione forse troppo severa per il Vasto Girardi, che nel finale è in superiorità numerica per l'espulsione per somma di ammonizioni per Mattia Poletto. Cinico, spietato il Chieti che capitalizza ogni occasione e vince con il Vasto Girardi allo stadio Angelini. Il risultato finale: Chieti 3, Vasto Girardi 1. E noi abbiamo messo in campo tanti giovani, dei ragazzi, un gruppo nuovo, e mi sembra che oggi abbiamo dato la risposta a tante domande e anche, chiedo scusa, a tante cattiverie che abbiamo ricevuto. Eravamo attaccati, che tanti giovani, non arrivava l'over, cosa avremmo fatto, cosa non avremmo fatto. Oggi mi sembra che 2 giovani, a parte Poletto che è un over, per me è un calciatore, hanno dato la risposta alle vostre domande da 1 mese e mezzo a questa parte, quindi non è il caso neanche che io risponda. Abbiamo visto una squadra con un grande spirito di sacrificio, un bel gran gruppo. Oggi non vogliamo fare polemiche, non sta nella nostra natura, e quindi noi ringraziamo tutti coloro che hanno assistito alla partita e andiamo avanti per il nostro percorso, dove crediamo a quello che facciamo. Avevamo già visto la squadra in 6 partite che abbiamo fatto di amichevoli, insomma, che era un gruppo abbastanza importante, però nonostante quello eravamo criticati perché non siamo capaci, perché non prendiamo gli over. Questa settimana abbiamo dato risposta a tutti. Noi siamo qua per fare un calcio serio. Non dico che il calcio serio debba sempre vincere, ma il calcio serio è quello che si fa con un obiettivo e con una programmazione, e oggi abbiamo dimostrato che noi cerchiamo di programmare. Ringrazio i nostri tifosi, ringrazio tutti voi e spero di potervi dare a tutti delle grandi soddisfazioni, non io ma i miei ragazzi, perché io sono l'ultima ruota del carro. Thomas Wood l'ho seguito l'anno scorso nel girone A, è un ragazzo che ho voluto fortemente, è un ragazzo di grandi qualità, è un grande spirito di sacrificio,
come tutti, quindi non dobbiamo parlare del singolo, parliamo di tutti i ragazzi, possiamo parlare se vuole anche un a caso di Meo che era in tribuna. Noi non c'è una distinzione ben precisa, ho abbracciato come Masavud o Moro, come lo vogliamo definire, chiamare, ho abbracciato tutti perché noi siamo un gruppo, è un gruppo, credo che veramente faremo qualcosa a livello calcistico. Direttore, mercato chiuso, ci saranno altre operazioni in entrata? Ma io penso che dopo Cesario il nostro mercato sia chiuso, valuteremo successivamente, però credo che ormai noi per fino a dicembre, gennaio siamo a posto così. E ci siamo distratti, purtroppo ci siamo fermati su un fallo non fischiato. Prendiamo un gol così onestamente regalato, perché non c'è stato niente di costruito dietro questo gol, e poi la reazione non è stata delle migliori, però poi pian piano ci siamo rimessi giusti, l'abbiamo rimessa la partita e poi c'è stata un'altra disattenzione. Succede, perché comunque sono ragazzi, non c'è il minimo problema, si sono impegnati, hanno dato tutto, io comunque sono contento dell'impegno, naturalmente bisogna lavorare su tantissimi aspetti. Mister, in particolare ottima la prestazione da parte di Fiori. Ma sì, Fiori è un ragazzo che ha comunque tanti spunti e cerco di farli liberi questi ragazzi, perché molto spesso si fa secondo me l'errore di dire, sai, gli under no, devono solo stoppare e passare, devono fare le cose semplici fino a un certo punto, però poi devono avere anche la libertà di sbagliare come fanno i grandi e vanno supportati e difesi fino in fondo.